Collegamento c'è la nostra giornalista sportiva preferita di sempre, ovvero Federica Zille. Ciao Fede. Ciao, buongiorno. Fermati Ema, perché deve presentarmi. Fermo. Sono fermo. Le priorità ragazzi. Sono qua fermo. Fede, stavamo parlando, sei arrivata proprio nel momento in cui stavamo parlando di Meite. Qualcuno stavate già... maltrattando Meite. Della serie, ma potevo arrivare due minuti dopo, guarda. Ema lo stava maltrattando. No, detto tu, a te il compito di difenderlo a sto punto. Beh, il compito di difenderlo, però tra le righe lo ha già detto Ema, qual è il punto? È che se una volta lo metti da mediano, una volta lo metti da trequartista, e né uno né l'altro è quel il ruolo che poi ha svolto nel Toro negli ultimi anni, ti sa che sia un po' disorientato il giocatore. E bisogna capire per cosa è stato preso, se è stato preso veramente per fare il jolly, che in questo momento sembrava il ruolo di Krunic che viene piazzato dove serve in sostanza. E allora dobbiamo aspettarci un giocatore disorientato. Se è stato preso per fare il vice, che sì, non è esattamente che sì, e questo dobbiamo mettercelo in testa, perché sono due giocatori diversi. E perché Meite nel Toro era un giocatore, sì, è vero che amava avere il pallone tra i piedi, non so se c'è una presunzione di essere più tecnico di quello che è. Ma si piace un po' troppo, si piace un po' troppo, perché qui Il problema è quando si piace con le tre C. Sì, esatto, con quella pettinatura non può piacersi, e va bene, no, però quello che intendevo, Fede, lui ha una fisicata veramente impressionante, però stavamo notando in quelle due brevissime apparizioni che è quasi come se si piacesse. Pensa di essere, cioè, non è cosciente. A lui piace portare palla, no, lui piace portare palla, esatto. Al Toro lo faceva sta cosa, gli piace portare palla. E se è stato preso per fare il ruolo di Frank Kessié, l'alternativa ovviamente a Frank Kessié, e dovrà metterselo in testa che deve cambiare modo di giocare. Però continuo a ripetere, se invece è stato preso per fare il jolly, dobbiamo immaginarci un giocatore che si adatterà senza mai poter arrivare a eccellere in un ruolo, perché cioè, il destino dei jolly è quello, bravetti più o meno in tutto, però se non li specializzi in qualcosa è difficile poi che imparino al 100% qual è il loro ruolo in campo, almeno io lo penso così. Esatto. Allora ragazzi, toglietemi tutto ma non la Zille. Fede top, Fede patrimonio dell'UNESCO. Addirittura Giuseppe Marino dice: per la Fede sarei disposto a guardare in loop per una settimana Mattia De Sciglio best goal and skills. La più bella è quella Giuseppe Marino. Per te sarei disposto a riascoltare la telecronaca di Milan-Atalanta, che sarebbe... effettivamente. No, scherzi a parte, Fede, però hanno grande fantasia i nostri. Sì, infatti, ma io li ringrazio tutti, infatti grazie. Sono tutti i miei profili fake, quindi non mi ringrazio. Non è vero. Mette come Doraso. No, non toccatemi Vikash. No, attenzione, Vikash Doraso è un eroe d'altri tempi, secondo me. Fra l'altro è appena stato l'anniversario del gol più bello annullato a Doraso. 30 gennaio 2005 contro il Bologna, esatto. Che ogni 30 gennaio ricordiamo questo avvenimento. No, Vikash era un grande giocatore, attenzione. Non che Meite non lo possa diventare, però Doraso è arrivato in un Milan in cui era difficile brillare perché c'erano talmente tanti diamanti che avevi le strade sbarrate. Ma magari anche io... Johan Fogel era un grande giocatore, ma non l'abbiamo mai potuto vedere. No, aggiungo io, Doraso forse capigliatura quasi brutta, no? Quasi brutta come quella di Meite. Non mi allargherei su Cardassi e Viudes. No, su Doraso io invece volevo dire capigliatura veramente brutta, quasi a livelli di Meite, ma grandissima persona. Lui, se non sbaglio, è stato anche candidato sindaco di Parigi le ultime municipali. Comunque è una persona che fuori dal campo insomma ha un certo spessore. Ma sì, anche lui è stato anche regista di un documentario autoprodotto durante i mondiali del 2006. Cioè lui fa cose oltre a essere anche un uomo di cultura. Sì, gioca anche a poker, un grande pokerista, insomma. Bel personaggio. Beh, sei la sua biografa. Un giorno approfondiremo il tema Doraso, ma non oggi. Va bene, no, perché oggi voglio approfondire. Stavamo parlando di Kerkez, l'ultimo acquisto del Milan sul photo finish. Non ti voglio chiedere un giudizio su Kerkez, perché neanche la mamma di Kerkez lo conosce, a parte Ema. Il fatto di conoscerlo mi preoccupa abbastanza, però non hai altri posso interessi nella vita. No, Fede, la moncadata più che altro, perché
questa settimana abbiamo avuto ospiti Money Farm. Questo fondo ha sviluppato uno studio in cui è andato a vedere come sta cambiando il calciomercato ai tempi del Covid. E ci avevano anticipato che mi aveva preso Kerkez proprio. No, questo no, però sta dicendo che c'è in corso, insomma, un trend per cui non ci sono più le risorse di prima, i club si arrangiano, trovano formule diciamo così fantasiose, intelligenti. Il Milan in questo sta segnando una strada, e questo approccio, questo appunto, queste moncadate in qualche modo stanno facendo, stanno cambiando il profilo del Milan e di conseguenza forse anche poi il profilo di quello che sarà il calciomercato in Italia. Ma assolutamente, e mi viene in mente quello che una decina di anni fa, anche di più, faceva l'Udinese in Sud America, cioè una grande rete di scouting che andavano a osservare magari in campionati anche meno conosciuti. Beh, Sanchez l'ha portato l'Udinese in Italia, per dire, quello più famoso, che ha avuto la carriera forse più luminosa tra quei sudamericani lì. Il Milan lo sta facendo in Europa, però il concetto è quello, cioè tu vai in campionati magari meno battuti. Però in Europa è difficile, perché sono comunque tutti quanti sotto la lente di ingrandimento tra White Scout e quant'altro, è veramente difficile battere la concorrenza in Europa, e il Milan lo sta facendo in Europa, perché tra Salma Kerr e i suoi fratelli dall'Europa vengono, cioè lo stesso Leao era sotto gli occhi di tutti, Rafael Leao, perché è più della Ligue 1, insomma, cioè, certo, non sarà il miglior campionato europeo, però insomma è abbastanza visto. E il Milan si sta battendo su campionati sotto gli occhi di tutti, però andando a prendere i giocatori che non rubano l'occhio nel loro club al momento, però per metterli nel contesto di una squadra che funziona, che ha quell'impalcatura abbastanza, anzi molto precisa, che gli ha dato Pioli, quei 2-3 giocatori di esperienza attorno a cui imbastire tutto quello che sarà il futuro. Quindi, cioè, secondo me è una cosa che si diceva da anni che il Milan avrebbe voluto fare, cioè da quando è subentrato il fondo Elliott, quindi Scaroni, già prima ancora, onestamente già Fassone lo diceva, che l'obiettivo del Milan sarebbe stato questo, giocatori giovani, andare a prendere non più i giocatori fatti e finiti come era nel DNA del Milan fino all'epoca di Berlusconi e Galliani, però con palloni d'oro messi in panchina. Esattamente, e tante figurine anche, perché alla fine c'è, cioè, l'acquisto di Beckham, noi ce lo ricorderemo per tutta la vita, l'acquisto, il prestito di Beckham per tutta la vita, però erano anche figurine quei giocatori lì, che facevano più prestigio che lavoro in campo. E invece adesso si sta battendo questa strada che all'inizio aveva lasciato tutti molto perplessi, molto scettici, perché non è il Milan, cioè quante volte è stato detto a Gazzidis il Milan non è l'Arsenal, sì. Però in questo momento sta pagando, e quindi direi che la moncadata, speriamo per i milanisti che porti i suoi frutti anche in questo caso, però credo che sia il futuro, perché è un futuro sostenibile, e la sostenibilità proprio dei conti economici, vediamo anche il mercato che non ha fatto l'Inter durante questa finestra invernale, la sostenibilità sarà fondamentale anche a causa della pandemia e di tutti i mancati introiti. Mamma mia, mi sono bloccata, introiti che ci sono stati. Comunque che il mercato stia cambiando, il contesto sia cambiato, lo si vede anche da Barcellona. Ieri è stato pubblicato il contratto di Messi, guadagna 2 lire Messi, veramente penso che rientri nella fascia indigenza, 555 sì, milioni, che però infatti, di fatto hanno fatto richiesta per il reddito di cittadinanza. Sì, so che si è iscritto all'ISE, si sta facendo calcolare l'ISE. Intanto al 100° iscritto al Zille Fans Club verrà regalato il DVD di Dorazò autografato da Federica. Attenzione ragazzi, qui ci scrivo, adesso piango, Lunchpress, raggio di luce che squarcia le tenebre dell'informazione e dell'intrattenimento sportivo contemporaneo. Lasciando un attimo Fede la droga è brutta, la resta. Droga sì. Ci seguono in tantissime, questo me lo inoltri poi, cioè, me lo stampo, ma lo ci seguono in tantissime comunità di recupero, Fede, tu non lo sai. No, adesso scherzo, no, va San Patrignano. Scherzo a parte, accantonando per un secondo il mercato, non posso non chiederti della questione Ibrahimovic-Lukaku, perché ieri la federazione ha aperto un'inchiesta e molti si stanno lamentando un po', perché Ibra, la storia di Ibra racconta di un giocatore e di una persona che è tutt'altro che una persona razzista, non potrebbe esserlo se non altro per la storia della sua vita, e un po' perché si dice, ma com'è che
il passaporto di Suarez piuttosto che le plusvalenze, insomma, sulle cose serie si chiude sempre un occhio, poi su ste cavolate, possiamo dire, invece si fa finta di avere il pugno duro. Tu che idea ti sei fatta, Fede? L'idea che mi sono fatta è che è stata una grandissima brutta figura da parte di Ibrahimovic e da parte di Lukaku, perché sono insulti senza contenuto razzista, e questo va sottolineato, a meno che non ci siano altri audio che noi non abbiamo sentito, e lì poi si apre un'altra partita e va bene. Gran brutta figura, poi le società hanno gestito come hanno ritenuto più opportuno. Forse nei panni di Paolo Maldini avrei evitato la parola aggredito, perché lui dice Ibra ha difeso i suoi compagni che sono stati aggrediti da Lukaku. Quella parola forse un po' troppo forte, cioè capisco che in campo ci sono state delle reazioni di Lukaku contro Solskjaer nei confronti di Romagnoli, esatto, e poi è arrivato Ibrahimovic a difendere i compagni, com'è il suo ruolo all'interno di questa rosa. Però aggrediti è una parola un po' forte, che poi ha portato alla contromossa, alla controrisposta di Marotta, che ha mantenuto i toni molto pacati, però tra le righe ha comunque detto che anche i dirigenti sono tenuti a educare, in qualche modo, a contenere i propri tesserati. Quindi ecco, così le due società hanno gestito la questione. Sul fatto se ci saranno provvedimenti, i provvedimenti più pesanti riguardano contenuti discriminatori, quindi io non mi immagino una squalifica ulteriore per i due giocatori. Cioè quella giornata che già hanno... Esatto, certo che quella di Ibrahimovic va bene, è un po' diversa rispetto a quella di Lukaku, però va bene. Certo è che dall'altro lato mi fa strano quando è vero che Lukaku è un giocatore generalmente correttissimo, sorridente, gentilissimo, però far passare Ibra come il provocatore e Lukaku come quello che semplicemente si è difeso da Ibrahimovic, ecco, bisognerebbe metterli almeno tutti e due sullo stesso piano, perché gli insulti sono arrivati da una parte e dall'altra. E quindi le eventuali squalifiche mi aspetto che siano equiparabili, perché altrimenti si passa per Ibra che parla da solo, cioè non penso che sia partito in quarta Ibrahimovic da solo. Ecco. Ci sono d'accordo con te, è stata una bambinata da parte di entrambi, però se andassero quelli della federazione, andassero su un campo di terza categoria, per esempio. Io sarei ancora squalificato. Squalificato. Io ho smesso due anni fa.